Si chiama Zeite nel campo di morte, è stato scritto da padre Luca Maria Irondi, che è un francescano che si è trovato ad essere diciamo, un religioso presente all'interno di questo campo. Ne esistono soltanto poche copie clandestine, quindi questo vi fa rendere conto di quanto è prezioso il libro che possiede Assunta. E queste copie sono state stampate in proprio dal religioso, appunto, nel 1962, quindi a 20 anni circa dalla fine del conflitto, e sono state offerte ai familiari delle vittime di Zeitler, come appunto sono state offerte a Assunta e anche alla famiglia Gianfelice. Oltre all'opera di padre Luca, a testimonianza di questo lager dimenticato, ci sono soltanto i diari clandestini di un'altra dolce rossina, Vittoria Zeme, e di un altro superstite, Natale Carré. Quindi questo vi fa capire di come non è uno dei campi di concentramento di cui si è parlato come Auschwitz, che ormai è conosciuto e risuona nelle orecchie di tutti, è un campo di concentramento a tutti gli effetti, però ancora più prezioso perché è dimenticato, come se le vittime che hanno trovato la morte in questo campo di concentramento fossero, diciamo, un gradino inferiore rispetto a quelle propagandate e con i campi di regime e con i campi di concentramento maggiore, insomma. Nei manuali di storia, appunto, Zeitler non è neppure citato, eppure vi muoiono 250.000 prigionieri di guerra di diverse nazionalità. La gran parte di essi vennero avvolti nudi nella carta e gettati nelle fosse comuni, 500 per ogni fossa, e sul terreno soprastante venne piantato un filare di querce. Grazie a padre Luca, però, che è l'autore di questo prezioso manoscritto, di cui mi sarebbe piaciuto, insomma, con più tempo narrarvi diversi episodi molto significativi, i caduti italiani, grazie al suo interessamento, perlomeno ebbero una degna sepoltura religiosa in un cimitero fuori dal campo. Durante gli anni della guerra fredda, questo campo, questo cimitero, vennero coperti da una base militare dell'aviazione sovietica, rimasero dimenticati fino alla caduta del muro di Berlino. Proprio per questo anche le nostre vittime sono riuscite ad entrare in Italia soltanto nei primi anni 90, nei primi anni 90 nel Sagrario di Rete Puglia, e poi sono giunti diciamo, nei territori di appartenenza. Quindi tutto questo noi l'abbiamo scoperto a una memoria piuttosto recente della guerra, perché l'abbiamo scoperto tutto a seguito della caduta del muro di Berlino. Cerco di fare più veloce possibile, questo è il PowerPoint che io avevo preparato. A Zeitler morirono 900 nostri connazionali, per farvi capire dove è Zeitler, lo troviamo collocato all'interno di questo triangolo di città maggiori, quindi tra Berlino, Dresda e Lipsia, a poco distante da Riesa, quindi a circa 190 km di distanza da Berlino, 219 da Praga, e mentre Riesa, che lo vediamo, diciamo, sotto il puntino verde, è il campo maggiore più vicino. Tutte locali, una località a destra del fiume Elbe. Per quanto riguarda Zeitler, lei era l'appendice o infermeria di un campo di prigionia maggiore, lo Stammlager 4B, che era un campo di prigionia per prigionieri di guerra. Il nome ufficiale di Zeitler era Reserve Lazaret, ovvero appunto un lazzaretto, una sorta di ospedale. Il campo era formato da baracche circondate da un triplice reticolato. Ecco qua, vediamo qualche immagine che ci fa, insomma, che ci spiega un po' com'era questo campo. L'azionalità di coloro che vi erano internati erano principalmente russi, i più numerosi, circa 6.000, ma anche polacchi, serbi, francesi, inglesi, americani e un centinaio di italiani. Ogni nazionalità aveva un proprio settore. Il settore italiano era formato da 78 baracche. Tra queste baracche vi erano ricoverati diciamo, malati che avevano bisogno di cure di medicina generica, principalmente malarici. C'erano delle baracche dedicate a quelli che avevano bisogno di interventi chirurgici, e poi c'era il famigerato campo C, che era quello in cui venivano in qualche modo esiliati i malati infettivi, specialmente di tubercolosi. Ed è proprio nel campo C che noi troviamo esattamente tutti e tre i nostri concittadini, quindi lo
Gianfelice, Roccatani e Nicinini erano tra quelli più gravi, diciamo, che avevano malattie infettive più gravi e che si trovavano anche nella parte peggiore, tra virgolette, di questo campo. Ecco qua, queste erano due baracche, diciamo, che risultano essere tra quelle medio messe, insomma, erano le baracche in cui loro erano, erano ricoverati, tra virgolette. Zeitel fu costruito nel 1940 per le necessità derivanti dalla campagna di Russia. Più i tedeschi aumentavano, incalzavano verso il territorio russo, più aumentavano i prigionieri, aumentavano i malati e una grande quantità di deportati civili destinati a questo campo che si trovava appunto verso il settore russo. L'autore di questo campo, di questo manoscritto, scusate, padre Luca Airoldi, era a sua volta internato in un campo di concentramento ad Atene, fu poi trasferito a un ospedale vicino al Pireo e in seguito intraprese questo viaggio dell'orrore alla volta di Zeitel. Anche esso, nonostante lavorò e si prodigò per gli altri ammalati, anche esso venne internato in questo campo perché era affetto da tubercolosi. Come abbiamo noi queste foto, questi scritti con cui ho costruito il PowerPoint? Lo abbiamo perché arrivati al campo gli venivano sottoposti a una veloce rapatura dei capelli, doccia con getti d'acqua bollente e poi ghiacciata, disinfettazione degli abiti e controllo degli zaini e delle loro cassette. Il primo grande gesto eroico di questo padre, che poi ha affidato le memorie di coloro che sono caduti a Zeitel, tra cui anche il nostro concittadino Gianfelice, è stata quella di portare con sé una macchina fotografica che ha scomposto in tante parti, ha distribuito una parte per ogni prigioniero, tenendo per sé la camera oscura, diciamo, della macchina nella quale custodiva il rosario, quindi dal momento dell'ispezione venne scambiata per un oggetto, diciamo, religioso tenuto per le preghiere, e soltanto al seguito, diciamo, riuscì a recuperare tutti i pezzi, a riassemblare la macchina fotografica e a consegnarci questi scatti che veramente dovrebbero passare alla storia, in primo luogo perché sono unici, in quanto gli altri diari di cui vi ho parlato all'inizio sono soltanto una raccolta di memorie, mentre lui è l'unico che è riuscito a scattare dei campi degli scatti di questa prigionia. Oltre a, ecco qua, oltre al padre Luca Maria Airoldi, il francescano che ho indicato con la freccia, che è l'eroe, diciamo, di cui parliamo, oltre a lui c'erano anche il monsignore Ezio Ghidini, cappellano della Marina Italiana, e Don Guido San Martino, che in qualche modo assistevano gli ammalati e che che hanno aiutato anche il padre Luca Airoldi nella sua attività. Il cappellano Ghidini si era guadagnata la stima del comando, era stato fatto prigioniero assieme a tutti gli ufficiali della nave ospedale gradista nel porto del Pireo del 43. Oltre ai tre che vi dicevo, e tra in cui il precursore fu questo Ghidini, che in qualche modo riuscì ad accreditarsi presso il comando tedesco, e fu proprio grazie al suo interessamento che si aprì il cimitero dove poi vennero sepolte le spoglie degli italiani, che non fu una semplice fossa comune, come vi dicevo. Il cappellano, oltre a loro c'erano le sorelle della Croce Rossa, che assistevano la sala operatoria, erano impegnate nei laboratori, nella cucina, e riuscirono ad assistere i bisognosi per 8 mesi, fino a quando non vennero rimbarcati, furono un aiuto prezioso per padre Airoldi. Da qui dovrei iniziare a raccontarvi tutti gli eventi della vita religiosa, così come veniva vissuta nei campi, dei bombardamenti, anche delle feste religiose che riuscirono, grazie all'interessamento di queste religiose, a compiere all'interno del campo di concentramento. Questo, purtroppo per mancanza di tempo non è il caso oggi di parlarne, ti volevo far vedere giusto qualcosa così. In questo caso si parla di un ritaglio che ho fatto da questo diario, La fratellanza all'interno del campo, per farvi capire di come, nonostante la situazione di grave pericolo di vita che vivevano e nonostante la situazione di precarietà, proprio questa loro
lontananza dalla pratica li porta a vivere delle condizioni di vita in qualche modo ad aumentare la fraternità fra loro, il bisogno di vedersi, di aiutarsi il più possibile, di scambiarsi pensieri, speranze, gioie e dolori, addirittura, come ci dice il ritaglio, pur di vedere anche per qualche secondo i propri connazionali all'interno del campo di concentramento si rischiava anche la vita. Tutto questo, insomma, questa era la baracca cappella che loro riuscirono a costruire ingegnosamente con pezzi e pezzetti di legno che riuscirono a recuperare nei modi più svariati all'interno del campo, nel quale ogni mattina si celebrava una messa e la sera c'era la funzione della sera, dove si celebravano i funerali, in qualche modo dove si cercava di avere una partenza di vita normale e di mantenere quantomeno l'attaccamento alla propria religione, che in quel caso era l'unica cosa che gli rimaneva. E insomma, questa, magari vi dico soltanto questa e poi andiamo direttamente alle diapositive che riguardano insomma quelli più vicini a noi, i nostri concittadini. Erano malati e si viveva nella speranza di questo famigerato treno ospedale che sarebbe dovuto passare lì nelle vicinanze e che li avrebbe dovuti riportare a casa per avere le cure di cui necessitavano. Ve lo leggo, col pretesto il nostro padre Luca era in qualche modo colui che si doveva occupare della loro salvaguardia, della loro salute, e quindi era anche quello a cui volevano dare l'onere di scegliere coloro che dovevano imbarcarsi in questo famigerato treno ospedale. Ma come potete ben capire, 78 baracche di malati gravi, non quali criteri applicare per scegliere quei pochi che potevano rimbarcarsi e tornare a casa? Col pretesto di andare a vedere come si sarebbero potuti sistemare in treno, lasciai il grato compito della scelta ai medici. Quando tornai tutto era stato combinato. Chi piangeva di gioia, chi di disperazione, chi di rabbia impotente. Sorreggendosi a vicenda, i più in gamba raggiunsero da soli la piccola stazione che non distava un granché, ma la maggior parte dovevo portarla a un barello in spalla. Ottenni dopo infinite preghiere che almeno i miei non fossero sottoposti al bagno. Pregai i partenti dei campi A e B che usassero i maggiori riguardi possibili verso i compagni del campo C e mi assecondarono in una gara di generosità commovente. Come vedete era una sorta di lotta alla sopravvivenza. Padre Luca doveva dirigere questa lotta alla sopravvivenza e giustamente non se l'è sentita, affidato agli altri questo ingrato compito. Tra l'altro, leggendo le pagine del diario, anche questa speranza venne tradita, perché il treno ospedale che doveva passare giunse a Zeter, che era praticamente quasi pieno, quindi pochissimi riuscirono a trovarvi posto a rientrare in Italia, tra loro ovviamente nessuno dei nostri concittadini. Mussolini non voleva che l'intervento della Croce Internazionale per i suoi, quindi un ulteriore accanimento nei confronti degli italiani, in quanto la Croce Rossa Internazionale distribuiva i suoi aiuti umanitari alle prigionieri di altre nazionalità e non agli italiani, in quanto Mussolini aveva invocato il compito di assistere gli italiani a sé, quindi gli internati e i prigionieri italiani non poterono ricevere nessun aiuto. Qualcosa gli giungeva da casa, ovviamente i più penalizzati erano quelli del sud Italia, che praticamente per tutto il loro internamento non ricevettero alcun tipo di corrispondenza, né pacchi di viveri e né assolutamente nulla, vista la maggiore distanza diciamo con Nord Europa. Loro si ingegnarono durante la loro prigionia, ovviamente gli italiani, favolosi per questo, per il loro maestro, si ingegnarono durante la prigionia per confezionare questi piccoli oggetti. Gli artisti, in questo caso vediamo, questi erano gli oggetti che vennero donati dai prigionieri a Padre Luca, e incisero la gavetta con la quale venivano serviti i pasti, ma anche incisioni su tavolette di legno, con qualche pezzo di carta recuperato riuscivano a fare delle vere e proprie opere d'arte, addirittura filastrocche, poesie, quindi ci sarebbe tutto un mondo da scoprire, un piccolo microcosmo che era riuscito a ricavarsi ovviamente sotto la minaccia tedesca, quindi tutto nella più assoluta clandestinità. Clandestina anche questa radio che riuscirono a costruirsi gli italiani, perché vi erano degli elettricisti tra i prigionieri e ovviamente questi elettricisti, recuperando un pezzo di filo elettrico da una parte, una cassettina da un'altra e cose varie, riuscirono ad assemblare i materiali con i quali costruirono da soli questa
questa piccola radio clandestina con la quale iniziarono ad avere, ad stabilire, diciamo, un piccolo contatto con l'Italia. Ovviamente di quello che veniva trasmesso loro non capivano nulla, anche se vi era chi riusciva a fare delle traduzioni, ma non lo capivano perché nel frattempo erano magari uno o due anni che erano lontani dalla patria, che erano stati catturati soprattutto a seguito dell'armistizio dell'8 settembre, e di conseguenza non riuscirono più nemmeno ad interpretare quello che stava succedendo, pur ascoltando la radio. La liberazione del 23 aprile, la liberazione del campo, un momento di gioia, un'esplosione di gioia assoluta per tutti quanti, diciamo anche i malati terminali parteciparono con festa, con cuore a questa improvvisa liberazione, ma fu soltanto, diciamo, la gioia di un momento, perché partiti tedeschi, arrivarono subito i russi e vi fu praticamente un assecondarsi, diciamo, dei padroni, ma i prigionieri e la loro situazione rimase sempre lo stesso. Una cosa che vorrei sottolineare è che a seguito di questa liberazione i cancelli dell'Agara furono aperti, qualcuno riuscì a scappare e tra questi vi fu il padre della signora Assunta, Rocca Dani Francesco, che riuscì a fuggire, ma purtroppo per le sue gravi condizioni di salute una decina di giorni dopo tornò indietro, lasciò i compagni, diciamo, che stavano meglio, andare avanti, e lui fece la strada indietro, e purtroppo questa fuga gli costò un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e forse fu il motivo determinante anche della sua scomparsa. Insomma, diciamo che ci aveva provato. Qui si trovavano il 23 lui uscì, scappò, dopo 10 giorni ritornò. Allora, il 23 aprile ha scappato, il 29 maggio morto. Esattamente, c'è stato, lo dice anche chiaramente il padre, che è stato purtroppo, si era unito al gruppo dei fuggiati, loro a seguito, diciamo, di liberazioni riassemblarono anche il campo, concentrarono i malati nelle baracche, diciamo, meglio messe addosso delle cucine e dei servizi principali, vi erano dei letti a castello, li divisero, quindi in qualche modo cercarono di riorganizzare la vita come se fosse un ospedale normale, per raccogliere al meglio gli ammalati, che erano diminuiti a seguito appunto della fuga. Ecco qua, questo come vennero sistemate le baracche dopo la liberazione, quello che vi dicevo appunto, un corteo funebre, quindi questo che ci tiene molto a sottolineare il padre è stato questo, che mentre gli altri vennero seppelliti nelle fosse comuni, per i morti italiani ci fu un vero e proprio cimitero dignitoso, e un vero e proprio corteo funebre, per ogni morte c'era un corteo funebre accompagnato da quei pochi che ancora ce la facevano a camminare, e da rappresentanti, diciamo, da ex gerarchi fascisti, che in quel caso erano prigionieri come gli altri, ma che in qualche modo a cui veniva riconosciuto questo grado nonostante la prigionia, insomma. Ecco qua, i più validi tra gli ammalati preparavano le fosse per il cimitero, un cimitero tra l'altro ordinatissimo, curatissimo, proprio che faceva invidia ai più grandi centri tedeschi. Eccolo qua, il cimitero italiano del campo di Zeisern, da cui si denota ordine e cura, e grazie al quale siamo riusciti a individuare anche le salme che poi sono state rimpatriate, perché nel diario di questo cappellano c'era scritto precisamente anche il numero della tomba nella quale era stato sepolto ogni nostro concittadino scomparso, e di conseguenza non abbiamo ombra di dubbio che i corpi rientrati in Italia fossero proprio quelli indicati. Anche padre Luca, a un certo punto, grazie a un gerarca russo un po' più bontempone, diciamo così, se passatemi il termine, insomma, riesce a fuggire verso ovest, perché ad un certo punto appunto dice vorrei continuare ad assistere i miei malati, però si fa convincere dal colonnello appunto che magari una sua fuga avrebbe potuto attirare l'attenzione su questi italiani rimasti imprigionati a Zeisern, e quindi magari il suo contributo sarebbe stato maggiore al di fuori dal campo che all'interno del campo stesso. Riesce a fuggire travestito da francese insieme a degli altri connazionali e a rientrare in Italia. Eccoli qua gli ufficiali camuffati che accompagnarono l'autore della sua fuga in cerca d'aiuto.
la pianta del cimitero di Zeitel, che vi dicevo, e nel quale ogni postazione corrisponde ad un numero di matricola, al nome e cognome, quindi a tutti i dati anagrafici, e da una parte a destra vediamo appunto le piastrine. Ogni prigioniero aveva la sua e ovviamente venivano spezzate a metà al momento del decesso, in modo che nel corpo veniva legata la piastrina. Questo qua è il personaggio di cui vi parlavo, Tranquillo Carlo Airoldi, che è nato a Milano e morto a Lecco nell'85, ha ricevuto anche diverse medaglie al merito di guerra. Qui leggiamo una testimonianza che i nipoti fanno quando parlano di questo zio, che era un uomo serafico, amante della letteratura, uno spirito libero, che si scontrò spesso con i superiori. Padre Luca Airoldi ha sempre combattuto tutta la sua vita a fianco degli ultimi, erano essi tossicodipendenti piuttosto che appunto malati, perché questo per dire che dopo la guerra la sua attività di missionario non è finita qui, ma ha continuato tutta la vita al fianco degli umili e ha consegnato questa testimonianza storica a noi che ne stiamo parlando adesso e a quanti vorranno interessarsene. Questo qua è il foglio matricolare di Gianfelice Giovanni, nostro concittadino che è scomparso in questo campo. Volevo leggervi una piccola descrizione. Gianfelice Giovanni appunto era, ci parla in generale un po' di tutti i reggimenti a cui era stato assegnato, vediamo il 231° reggimento fanteria e i vari movimenti che fa all'interno dei corpi dell'esercito. Era partito per la Grecia via terra a mezzo tradotta e era giunto ad Atene il 20 aprile del 42. Fu prigioniero di guerra in seguito all'armistizio, ai fatti dell'armistizio, e non giunse subito a Zeitel. Scusate, non giunse subito a Zeitel, ma passò prima per il campo di Bitterfeld. Questo campo era un campo di concentramento ubicato a 30 km da Lipsia. I militari italiani deportati qui sotto la minaccia delle armi firmarono una carta che li identificava come lavoratori volontari. Il lavoro si svolgeva in una fabbrica a 5 km dal campo. Quindi prima lavoratore e volontario, ovviamente l'ennesima beffa tedesca, e a seguito sicuramente dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute venne poi spedito a Zeitel nel reparto C. Dall'atto di nascita di Gianfelice Giovanni si vede chiaramente la sua estrazione contadina, figlio di Gianfelice Antonio e di Ippolito Angela Maria, entrambi contadini, e questo lo dico per sottolineare il fatto che ovviamente Sondino non poteva che dare il suo contributo di sangue in merito di contadini piuttosto che pastori e artigiani, perché queste erano le attività principali che venivano svolte dai nostri compaesani, e quindi ci troviamo dei contadini che da un momento all'altro si ritrovano sugli scenari di guerra. Immaginate quindi lo spaesamento. Dall'atto di morte, sempre riferito presso gli archivi del comune di Sonnino, si riporta l'estratto che al comune di Sonnino pervenne per mezzo del Ministero della Difesa. A sua volta al Ministero della Difesa era stato trasmesso dall'ospedale di riserva per prigionieri di Zeitel, deceduto all'età di anni 22 a seguito di malattia e sepolto nel cimitero comune Soldati Italiani, tomba 372, il 23 agosto del 1944. Dal foglio matricolare si evince che fu chiamato alle armi nel gennaio del 41 e destinato al 231° reggimento fanteria, come vi dicevo, nel deposito di Bressanone, come mi diceva anche sua sorella che è qui in sala con noi, e che si ricordava che la prima destinazione che gli venne data fu proprio in Bressanone. Il 1 marzo del 42 fu arruolato presso il 331° reggimento fanteria mobilitato. Il 23 aprile del 42 partì per la Grecia via terra mezzo tradotta, come vi dicevo.
vi giunse in territorio in stato di guerra ad Atene e lì fu diciamo, aggregato a un altro reggimento di artiglieria. Nel settembre del 1943 cadde prigioniero in seguito agli eventi dell'armistizio. Questo l'ho già detto, volevo dirvi. Questo qui è Gian Felice Giovanni e questo è il ritaglio, diciamo, del diario, del manoscritto di Padre Lusa in cui parla del nostro concittadino e di cui abbiamo anche uno dei pochi del manoscritto a cui è legata anche un'immagine, una foto che gli venne consegnata da lui stesso. Come vediamo, secondo i dati anagrafici, ovviamente, la causa della morte, il numero di tomba e anche la piccola descrizione che Padre Luca fa di lui. Arrivato il 4 maggio del 44, da Tiederfeld, l'abbiamo detto, sembrava essersi rimesso col pneuma e durò a lungo. Improvvisamente precipitò, mi fece chiamare i polli sacramenti, cosciente fino all'ultimo, poveri miei cari, disse spirando. Queste le ultime memorie raccolte per quanto riguarda Gian Felice e Giovanni, ma immaginate che Padre Luca raccolse queste memorie per tutti e 900 i prigionieri deceduti a Zeitler. Quindi immaginate che figura, di che calibro stiamo parlando, che documento storico ci ha consegnato nelle nostre mani e quante memorie sono raccolte di quante sofferenze in questo manoscritto. Concludo così per non annoiarvi molto, ci sarebbe stato tantissimo da dire, scusate anche nella fretta, a un certo punto non ritrovavo più il filo del discorso e niente, non mi resta che ringraziare la famiglia Gianfelice che è qui presente, rappresentata dalla sorella di Giovanni, Maria Gianfelice, e ovviamente di ringraziare la signora Assunta. Questa è la tomba di Gianfelice qui a Sonnino, il monumento ai caduti del cimitero di Sonnino. Nel particolare vediamo anche l'iscrizione dedicata a Gianfelice e Giovanni. E volevo anche sottolineare che dovrebbe essere cambiata anche la lapide, in quanto si dice che era morto nel 44 in Russia, ma a seguito di queste ricerche e di questo documento storico venuto alla luce si capisce che è morto in Germania dell'Est, quindi non in Russia, sotto il controllo sovietico, quindi la parte della Germania che poi cade sotto il controllo sovietico, ma sicuramente con il territorio russo. Ce lo possiamo far aggiungere, ecco qua, e questa in ultimo un contributo alla signora Assunta, anche se Francesco Roccatagni non è di Sonnino ma di Priverno, un contributo alla signora Assunta che è stata un po', si è fatta portavoce e veicolo di questo documento storico in questi monti, tra queste montagne, grazie anche all'interessamento di Elvira Picozza, insomma, che in qualche modo ci ha fatto incontrare grazie a questa sua iniziativa. E i dati anagrafici e anche le memorie consegnate da Padre Luca circa Roccatagni Francesco.